e si dà il via a Serravalle del Gusto 2023 con il prossimo futuro fino senza data da destinarsi. Oltre 1000 presenze il 25 aprile a Serravalle per Degusto Sapori del Montalbano. Nonostante il tempo incerto e piovoso, è stato un grande successo che ha visto la partecipazione di tantissime attività e associazioni del territorio. Con Serravalle del Gusto si dà inizio alla primavera, si dà inizio agli eventi che a Serravalle Pistoiese quest'anno, secondo me, sono tanti. Secondo me Serravalle vive, speriamo che ci sia anche qualcuno che abbia intenzione di riaprire qualche negozio, qualche attività, perché Serravalle ha bisogno di vita. E noi ci stiamo cercando di portare la vita a Serravalle. Ma è stato un duro lavoro da diversi mesi, ci ha visto impegnati con il circolo, le associazioni locali, la strada dell'olio e del vino che ci ha supportato davvero in questa bellissima e grande organizzazione. Con la Proloco di Montecatini Alto e la Proloco di Serravalle abbiamo fatto questo gemellaggio per oggi che ha consentito di arrivare qui ad 80 camminatori allietati poi da tutto il pomeriggio qui in paese con tutte le iniziative che ci sono. Dalla Sicilia, da Siracusa, e abbiamo avuto un'ottima ospitalità da amici nostri imprenditori, e ottimo clima, ottimo vino e ottima cucina, carne e bistecca soprattutto, fiorentina. Questa manifestazione credo sia rappresenti bene tutto il nostro Montalbano, dai nostri produttori di qualità, dai formaggi, dai vini, dai salumi. Oggi grazie a tutte le associazioni di Serravalle abbiamo potuto fare questa bellissima festa, grazie al Circolo Arci che stiamo collaborando, ma anche alla Proloco, alla Croce Verde, a tutte le tantissime associazioni che hanno permesso questa bellissima festa. A partecipare all'evento anche gli arcieri del Palio di San Ludovico. Nobody knows you when you're down.